Maserò. Bene, noi passiamo invece alla banda musicale fluminese, anch'essa accompagnata dal suo presidente. Gli onori, gli applausi e la premiazione per Ona Giuseppe, Fernando Pietro, Sparo Vittorio, Vitto Roberto, Cascio Giuseppe, in questo caso Volpe Giuseppe, Antello Carmelo, di Stefano Gaetano e infine, ma non certamente infine, Palestrero Angelo. Eccoli qui che arrivano, questi sono i componenti della banda musicale di Fubine, la Fubinese, anch'essa sono di lunga storia dalla nascita, dalla costituzione di questa banda, attraverso diverse storie che hanno caratterizzata i diversi personaggi, e questi sono tra i più storici che abbiamo oggi l'onore di conoscere, presentare e premiare. Venite verso di qua, ecco, guardate la foto, la premiazione, non capita tutti i giorni con Angela Volta, vieni pure. Tu sei? Sì, scusa, ti do anche la mano, girati che così ti vedo che sei carino. Se mi dici che suoni la batteria anche tu, vado via. Ah, sax contralto, da quanti anni? Quasi 29. Quasi 29, anche ti da quanti giù, giù. Capelli bianchi. Ma è il sax contralto che fa diventare bianco, proprio una caratteristica, tutti quelli che hanno questo. Lasciamo passare all'altro musicista, l'altro giovincello, ti chiami? Spano Vittorio. Spano Vittorio, quindi tu sei come concertista, con quale strumento diventi le orecchie di chi ti ascolta? Saxo tenore. Dipende dal mattino come ti alzi, o prendi il soprano o prendi il tenore. L'importante è poter suonare, bene. Continuiamo con le premiazioni, andiamo a conoscere le istituti. Sei? Vitto, tu cosa fai di bello nella vita? Oltre a suonare? Suono il lavoro. Oh, pensione anche a parrello. E che strumento suoni che è dietro la tua giornata? La cuscina. Mi piace, va bene, grazie ragazzi, manca ancora qualche foto, aspetto che arrivino, ci sei anche tu. Tu cosa suoni te? Basso tu puoi fare. Basso tu puoi fare. Chi l'avrebbe detto che tu avessi suonato il basso? Pensavo al contralto, pensavo l'oboe. Il passo tu mi fa, se te lo danno il sol manca studente. Posso dirmi una cosa? Sì, veloce la vita. Veloce la cosa. Se io oggi mi trovo qui, devo ringraziare molto a nostra cantone di Alessandro che mi ha insegnato. E con questo insegnamento che ho passato con bene conoscendo che sono corrato con le cifre e il signor che ha ascolto, portato a casa e secondo parte. E ringrazio anche il maestro che mi ha dato il pubblico oggi, che continua a prendere bene e di nostro spazio. Grazie. E dopo buon raso ti discorso per lui. Sì, vai per noi in giro. Ciao, grazie. C'è... Oh, questo, aspetta. Qui abbiamo un cavaliere, sì. Fermo il gruppo, sì. Presento, dirigo, fermatevi, non scappate. Questa medaglia è straordinaria. Tu sei? Tu sei Angelo, questo qua che è proprio qui in fondo, ma perché c'è scritto una cifra abbastanza importante. Quanti anni è che suoni? Ho cominciato nel 1946. Fatti i calcoli voi, Tu hai 89 anni. E questa medaglia rappresenta che sei un grande, giovane, straordinario, con lo sguardo sempre giovanile, per suonare il tuo strumento, se suoni la batteria te la strada. Cosa suoni? Ho sempre suonato il trombone. Adesso si prende a 90 anni di otto, ma faccio più bene. Proprio qui c'è dietro, va bene. Ara grande, siamo a posto, no, devo fare il gruppo, mettetevi in gruppo. Oh, povero me. Il primo che suona la tromba, giuro. Bravissimi ragazzi, comunque un applauso, facciamolo che se lo merito. Continua così. Ci aspettiamo tra 10 anni quando facciamo gli 80 anni di diversi chiamati, di schierare. Se va a posto posso accomiatarli, grazie. Prego. Ci siete sicuramente, continuate a suonare perché adesso invece andiamo a conoscere, accompagnati da sempre dal loro presidente, il gruppo musicale Marengo di Novi Ligure.